Benvenuti ragazzi, sono a presentarvi la nuova emulazione tattica, e quella dell'uomo che ha riportato l'Arsenal dove merita, rischiando la scorsa stagione di vincere addirittura la Premier, battuto solo nello sprint finale da uno strepitoso Manchester City che poi ha conquistato il triplete. Pensate che fino a tre quarti di stagione Arteta aveva per l'Arsenal numeri molto simili all'Arsenal di Wenger, famoso Arsenal degli imbattibili, che vinsero la Premier senza perdere nemmeno una partita in campionato. Quindi questa stagione ci sta riprovando, anche se non sarà facile. Ma andiamo a leggere l'analisi tattica dal mio sito internet che trovate nella descrizione. Partiamo subito a leggere una breve introduzione. L'Arsenal è tornato ad essere protagonista in Premier League grazie ad Arteta, che con il tiki-taka rivisto, grazie all'esperienza nello staff di Guardiola, ha rischiato di vincere il campionato nella scorsa stagione. Quest'anno ci sta provando a battere la corazzata Manchester City, che l'ha beffata proprio nel finale nel 2022-2023. Ma la concorrenza è agguerrita, con il ritorno alla carica del Liverpool di Klopp e del Tottenham di Postecoglou. Se volete, trovate la link della mia emulazione tattica, appunto, del Tottenham di Postecoglou, proprio nel link su queste parole. Ma i Gunners non molleranno facilmente, dando anche un occhio ad essere protagonisti di nuovo al ritorno nella UEFA Champions League. Partiamo dai moduli. Il base è un 4-2-3-1, fase possesso si trasforma in un 2-2-3-3. In fase di non possesso siamo con un 4-4-1, 4-4-2, 4-5-1. Partiamo dalla costruzione e sviluppo. La fase di costruzione della manovra parte sempre dal basso, con il portiere che ama molto giocare la palla con i piedi, e la squadra porta i terzini ad alzarsi sulla linea dei centrocampisti, tre quarti, mentre i due centrali difensivi si allargano molto per permettere l'abbassamento del regista a formare quasi un rombo con il portiere. Qui sotto vediamo il rombo intanto. Con l'arrivo di Declan Rice, a differenza della scorsa stagione, dove l'altro centrocampista era prevalentemente di rottura e partecipava poco all'azione, se non per provare qualche tiro sporadico dal limite dell'area in fase di scarico arretrato degli esterni, aiuta il regista in fase di costruzione per poi portarsi a supporto della manovra offensiva. Vedremo poi quale di questi ruoli è in Football Manager. Come vediamo qua sull'immagine a destra, vediamo proprio Rice, chiamato io secondo mediano, ma non vi sbagliate con il ruolo, non sarà questo un football manager, chiamato secondo mediano, perché poi vedete che la tattica comunque ha due uomini nella mediana, eccetera. Comunque andiamo a spiegarla dopo. Qui in supporto della fase offensiva, si vede bene anche il nostro 4-2-4, fase offensiva. Sulla sinistra invece vediamo il posizionamento della nostra squadra, con il terzino che resta un po' più arretrato, mentre sulla sinistra è terzino molto alto. Il trequartista in zona di rifinitura con i tre uomini offensivi molto stretti, quasi a creare tre punte strette nell'area di rigore. Proseguiamo la nostra lettura. Nella metà campo avversaria la manovra è tutta nelle mani di Odegaard e Saka, rispettivamente il trequartista della squadra, che ama anche allargarsi sui lati, e l'esterno destro a piede invertito che si accentra molto andando ad affiancarsi alla punta. Stesso movimento effettuato dall'esterno opposto, Martinelli, che grazie al suo movimento facilita la sovrapposizione dell'esterno sinistro, che dei due terzini è quello che spinge fino alla linea di fondo. L'abbiamo visto di sopra sulla sinistra, nell'immagine sulla sinistra, nella nostra tattica, quello che dicevamo prima, sia delle punte che si va, gli esterni si vanno a stringere alla punta, che del nostro terzino sinistro che spinge più di quello destro. Sotto vediamo quello che dicevamo, la finalizzazione appunto dell'esterno sinistro che va fino in fondo al campo per crossare forte dentro la sua terra per l'esterno opposto Saka, offensivo opposto Saka, che taglia dentro al campo centralmente. Di qua vediamo sempre quello che abbiamo detto prima, con Odegaard che stringe, che si allarga molto spaziando per le varie zone del campo. La punta Gabriel Jesus partecipa molto alla fase di sviluppo, abbassandosi spesso a fraseggiare con i compagni, ma anche bravissimo poi ad attaccare lo spazio come un vero centravanti. Qui lo vediamo nell'immagine sotto, con Odegaard in questo caso in fase di rifinitura, e Gabriel Jesus che attacca la profondità. Vedremo anche questo movimento qua, quale punta, quale ruolo lo va a fare in Football Manager.
Come insegna il suo maestro catalano, anche la squadra di Arteta gioca con fraseggi stretti e in verticale, cercando, come detto, la fantasia e la capacità nel mandare in porta i compagni di Odegaard e gli strappi del giovane inglese Saka. Fase difensiva e transizioni. Durante la fase difensiva, la transizione negativa, la squadra effettua subito un contropressing offensivo, restando molto alta. Se questa manovra non riesce, la squadra si schiera con un 4-4-2/4-2-3-1, quando i due esterni si portano nella linea dei centrocampisti e Odegaard resta alto con la punta. Vediamo qua, appunto, questo 4-2-3-1/4-2-4, molto alto in pressione, subito con il primo portatore di palla. Si schiera con un 4-4-1-1 quando Odegaard arreta nella tre quarti, mentre si allinea con i due centrocampisti, la squadra prende una forma di 4-5-1. Questo succede quando la prima azione di pressing non va a buon fine e la squadra rientra a difendere nella propria metà campo. Transizione positiva, appena recuperato il pallone, la squadra cerca subito un contropiede per cercare di prendere impreparata la difesa avversaria, ma se essa è già schierata si cerca il fraseggio tornando indietro. Detto questo, raga, adesso andiamo a vedere come si crea questa tattica, questi movimenti elencati in Football Manager. Eccoci qua, con il nostro 4-2-3-1 di base, con uno stile tattico tiki-taka verticale. Perché, come abbiamo letto prima in quest'ultima paragrafo della nostra analisi tattica, la squadra Arteta gioca con fraseggi stretti e in verticale, cercando la fantasia e la capacità di mandare in porta i compagni degli uomini offensivi. Questo non è altro che il tiki-taka verticale. Mentalità ovviamente positiva, perché si cerca di fare la partita. In fase di possesso, l'ampiezza di attacco è abbastanza larga, con uno stile di passaggi più corto e un ritmo di gioco leggermente più basso, perché, come abbiamo detto, cerchiamo fraseggi, cercando di trovare il momento giusto per attaccare la difesa avversaria. Ecco perché anche il portato e il pallone in area di rigore. Come si sviluppa il nostro gioco? Si parte palla a terra dalla difesa, poi si cerca di andare sugli esterni, specie sulla sinistra, dove c'è anche la sovrapposizione del nostro terzino sinistro. Si fa un dribbling, si cerca di dribblare di meno, cercando di andare appunto in porta con la creatività e il gioco. E appunto mettiamo più creatività nella libertà di inventare. I cross sono bassi perché non c'è una vera e propria rete in area di rigore. In transizione, quando si perde la palla, si fa un pressing a tutto campo, quando si riconquista si va per il contropiede. Fase di non possesso, la squadra è altissima, è corta e molto stretta perché si indirizza l'avversario sul gioco sulle fasce, per poi andare lì ad aggredirlo con il pressing. Si fa un pressing molto intenso, impedendo il fraseggio facile tra difensori e il portiere. Quindi queste sono le nostre impostazioni tattiche. Passiamo ai ruoli. Il portiere è un portiere libero, supporto, che come abbiamo detto aiuta la manovra dei due difensori, che sono uno un difensore in posta e un difensore classico. Andiamo a vedere i terzini, la differenza fra i nostri terzini. Terzino sinistro è fluidificante, perché abbiamo detto spinge molto andando in avanti, in sovrapposizione. Infatti il terzino fluidificante deve fare sia la fase difensiva che quella offensiva, appunto tipiche del terzino, ma anche dell'ala. In attacco deve puntare l'uomo e crossare, a centrocampo deve rubare palla e in difesa pressare, fermare i cross avversari e vincere i contrasti. In compiti di supporto cercherà di fornire palloni filtranti angolati dalla fascia, pur crossando appena possibile. Ecco perché gli abbiamo dato uno stai largo, dribbla di più correndo più rischi e crossa dalla linea di fondo. A destra invece abbiamo un terzino più classico, cioè terzino vero e proprio, supporto. Deve integrare tradizionali compiti difensivi con sovrapposizioni sulla fascia per supportare il gioco offensivo e aiutare gli attaccanti nella tre quarti avversaria. Sebbene il suo dovere rimane quello di difendere, deve essere pronto a portarsi in attacco se necessario. Questo è fondamentale, questo lato qua. Se necessario, quindi non salirà a prescindere come il terzino o fluidificante, ma se ci sarà la possibilità, attaccherà. Infatti, con supporto, il terzino supporta appunto il centrocampo fornendo un appoggio laterale e cerca il cross o la palla filtrante se possibile. Quindi andrà in aiuto della manovra, ma non spingerà molto, resterà in appoggio, correndo meno rischi, e gli abbiamo dato anche un cross da lontano, cioè della serie, quando deve fare il cross deve andare da lontano. Quindi passiamo adesso ai nostri due
Uomini nella mediana. Il regista arretrato, classico, il solito Jorginho, ma abbiamo detto, viene a creare un rombo. Sulla destra la differenza fra la scorsa tattica della scorsa stagione e quella di quest'anno, cioè Declan Rice al posto di Partey, se ricordate. Partey era un secondo mediano, cioè che partecipava poco alla frase, alla manovra, ma era un centrocampista prettamente di inserimento in fase offensiva a supporto per qualche tiro dal limite dell'area e più che altro di rottura in fase difensiva. Mentre quest'anno c'è Declan Rice, il mediano. Andiamo a leggere cosa fa il centrocampista difensivo. È importante perché è quasi pari pari, come abbiamo detto in analisi tattica. Centrocampista difensivo, i suoi compiti sono quelli di proteggere la linea difensiva dagli attaccanti, di supportare i centrocampisti più creativi quando sono in possesso palla. Ecco perché dico che aiuta la fase di costruzione e di distruzione. Un compito del centrocampista difensivo è tenere palla, mentre la difesa e l'attacco si organizzano dopo un momento di pressione avversaria. Con compiti difensivi, il centrocampista arretrato terrà la posizione tra difesa e centrocampo, cominciando l'azione da lontano. Ecco perché abbiamo optato per un centrocampista difensivo. Gli uomini offensivi. Odegaard, colui che deve inventare, illuminare la manovra, quindi non può essere che un regista avanzato, a differenza della scorsa stagione che era più rifinitore. Quindi in questo caso andrà più a fare ancora più da collante della squadra. Infatti il regista può giocare in mezzo al campo, mezza punta, come attaccante esterno addirittura. Il regista avanzato mira a coprire gli spazi lasciati dagli avversari fra centrocampo e attacco. Ecco perché questo ruolo spazia più in fase offensiva da destra a sinistra sulle fasce, rendendosi disponibile a ricevere passaggi dei compagni per cercare di trasformare velocemente il recupero difensivo in azione offensiva. Perché, se vi ricordate, quello che abbiamo letto prima, l'azione va in verticale cercando la fantasia e la capacità nel mandare in porta i compagni di Odegaard. Proseguiamo con il compito di supporto. Il regista avanzato starà fra le linee e cercherà di distribuire palloni rapidamente con i giocatori, con il compito di sostegno e le punte. A proposito di punte, gli esterni sono entrambi attaccanti esterni supporto, perché, come abbiamo detto, sono più che creatori di gioco, sono finalizzatori, perché anche qui andiamo a rileggere gli strappi del giovane inglese Saka e i tagli dentro di entrambi gli esterni, appunto anche di Martinelli. Quindi non prendiamo palla sugli esterni e puntiamo, ma è quasi più un movimento senza palla. Infatti abbiamo impostato attaccante esterno stando stretto, perché come abbiamo detto deve stare molto vicino alla punta, con libertà di movimento. Stesso discorso di Saka dalla parte opposta. Davanti l'attaccante, ricordiamoci cosa abbiamo detto di Gabriel Jesus: partecipa molto alla fase di sviluppo abbassandosi spesso a fraseggiare con i compagni, ma anche bravissimo poi ad attaccare lo spazio come un vero centravanti. Punta, completa, attacco. Su questo ruolo non ci si sbaglia, ragazzi, il momento è questo. Possiede tutti gli attributi di una seconda punta, la capacità di segnare tipica del cannoniere e la forza del centravanti buono del gioco. Può in egual misura giocare per se stesso o per la squadra, creando occasioni o finalizzando quelle dei compagni. Proseguiamo con compiti offensivi, questo è importante il compito. La punta completa guiderà l'attacco, iniziando la manovra offensiva e creando occasioni per sé e per gli altri. Ecco perché il nostro ruolo, per quello che abbiamo detto prima. Quindi, questa è la nostra tattica che troverete in download gratuito nella descrizione del video. Detto questo, andiamoci a vedere una bella vittoria contro il Newcastle per vedere in azione la nostra tattica. Ecco qui il risultato: vittoria 5-1 con il Newcastle, con 56% di possesso palla, un XG di 4,16 con il nostro 4-2-3-1, mentre il Newcastle si presentava con un 4-3-3 in squadra tipo. Quindi andiamo a vederla. Aumentiamo un po' la nostra velocità nel vedere la partita.
Qui subito pressione alta, ma svanisce anche subito l'azione. Vediamo, ecco la prima azione con Odegaard. In questo caso in area di rigore cerca lui stesso la conclusione, deviata per un calcio d'angolo per noi. Calcio d'angolo che non ci interessa, quindi possiamo andare avanti. Anche questa punizione non ci interessa. Vediamo qua questa azione del Newcastle che va in vantaggio solo sul calcio piazzato dopo 13 minuti. Proseguiamo. Ecco una nostra tipica azione. Vediamo il fraseggio fra il terzino e l'esterno. Vedete, fraseggio finché non si trova lo spazio, lo sbocco, con il Newcastle tutto molto chiuso. Buona fraseggiatina di sinistra. Poi andiamo centralmente per Declan Rice. Vedete Declan Rice, nonostante sia un mediano in fase difensiva, partecipa comunque alla manovra offensiva, allargando poi per Timber, che vedete quando ha la possibilità comunque prova ad andare avanti, tornando poi indietro per i centrocampisti. Vedete che bella azione in manovra. Allarghiamo verso Zinchenko che scambia con Martinelli. Martinelli poi torna indietro da Jorginho, ancora Zinchenko. Guardate quanti passaggi in questa azione. Dentro poi per Odegaard, che vedete qui molto laterale, come detto, ad attaccare lo spazio lasciato libero dagli esterni. Infatti c'è stato qui il movimento esterno. Poi palla dentro per Gabriel Jesus che chiude l'azione. Cioè, questa azione è tipica di un tiki-taka, tipica anche dell'Arsenal. Sono curioso di andare. Se avete fatto caso, siamo partiti da quando il Newcastle ha fatto gol. Vediamo il numero dei passaggi consecutivi. E si parte al minuto 14, quindi per sia quanti passaggi abbiamo fatto che i minuti o secondi di possesso palla. Quindi due passaggi, 3 con Jorginho, 4 ancora Zinchenko, 5 per Martinelli, torniamo da Zinchenko, 6, 7 Jorginho, 8 ancora Martinelli, 9 ancora Zinchenko, 10 Jorginho, 11 Gabriel, 12 per Declan Rice. 13 si allarga per Timber. Timber torna da Rice 14, 15 Jorginho, 16 ancora Rice, 17 Saliba, 18 Rice, 19 Zinchenko. Palla a Martinelli, siamo a 20. Ancora Martinelli torna indietro, 21 Jorginho, 22, 23 Gabriel, 24 Zinchenko, 25 Odegaard, 26 passaggi per andare a conclusione di Gabriel Jesus, un minuto di possesso palla. Ripeto, un minuto di possesso palla. Tanta roba, raga. 26 passaggi consecutivi e un minuto di possesso palla per andare in. Quindi questa ottima azione dove abbiamo visto tutto, praticamente quello che abbiamo detto prima. Quindi siamo sull'1-1. Adesso una rimessa laterale per noi. Odegaard per Jorginho. Jorginho torna da Declan Rice, lo vedete anche qui in supporto, però comunque a protezione della difesa. È comunque Jorginho colui che va più vicino ad Odegaard, diciamo. Ancora Timber, Saliba. Jorginho, eccolo qua, il movimento di Saka che abbiamo detto con l'invenzione di Jorginho. È una cosa ricercata molto da Arteta questa nella realtà. Con Saka davanti al portiere, con grande parata di Pope. Altro pressing subito alto quando perdiamo il pallone, palla in profondità per Isak. Gordon, Joe Wellington, va il tiro, recuperiamo palla con Zinchenko, Rice, Odegaard, poi Gabriel, ecco la palla per Raya, che serve Gabriel, Jorginho vedete che viene incontro, comunque però anche Declan Rice molto vicino, Martinelli prova sulla sinistra, poi serve Odegaard, eccolo qua, l'immagine l'abbiamo visto prima, la rifinitura di Odegaard per l'attacco alla profondità di Gabriel Jesus che davanti al portiere colpisce il palo. Ecco qui, sempre l'immagine che abbiamo visto prima, molto alti, partendo da una base, come vedete, 4-2-4, diciamo quasi 4-2-3-1, poi subito che esce in pressione anche il nostro centrocampista, portati forzatamente all'esterno, poi Declan Rice chiude per poco, che la palla torna a Tonali, ma vedete, Newcastle comunque non riesce a venire avanti, torna indietro dal portiere e saliamo subito con la nostra pressione.
palla per Barnes, solo esternamente riescono ad andare. Poi andiamo a marcarli, a pressarli in due e recuperiamo palla con Timber e Saka. Saka poi serve Odegaard, vedete anche qui Odegaard spazia per tutto il fronte d'attacco. Vedete, in questo caso sulla destra, torna poi da Rice, Jorginho dentro per Saka. Qui abbiamo visto l'azione di prima, Saka molto stretto, di prima per Martinelli, vedete molto vicino alla punta che va a chiudere l'azione. Quindi a fine primo tempo l'abbiamo già ribaltata. Qui ancora una nostra azione. Zinchenko, vedete, di due, quello che attacca di più. 1-2 con Odegaard. Zinchenko va sul fondo. Vedete come va, chi va a chiudere l'azione. Saka dalla parte opposta con anche Gabriel Jesus che attacca il primo palo, ingannando il portiere. La palla arriva a Saka che insacca. Anche qui l'azione che abbiamo visto prima nell'immagine vista in game. Ancora una volta, Martinelli sempre per Rice, vedete quanto è comunque vicino all'azione, nonostante sia un mediano. Saliba, larga per White, a questo lato schierato a destra. Spinge lui, avete visto quando vi dicevo, quando c'è la possibilità. Comunque qui, il terzino del Newcastle è molto stretto, quindi in questo caso può attaccare il nostro terzino destro, che va sul fondo. Cross sul secondo palo per Martinelli, che la rimette di prima. Vedete la posizione di Odegaard, qui. Quando non c'è bisogno di stare in zona di rifinitura perché l'azione si sviluppa sulla fascia, prende posto in area di rigore e va lui a chiudere l'azione. Ancora il Newcastle, qui vediamo una bella azione in fase di pressing dove recuperiamo bene il pallone. Eccolo, come al solito, riportati sugli esterni, Martinelli ha preso palla. Serve poi Odegaard, anche qui Odegaard è. Che va a prendere quello spazio sul lato sinistro libero, cross ancora una volta, chiude Saka sul secondo palo. Vedete la posizione di Gabriel Jesus, molto arretrato dietro di rigore, che tiene impegnati tre uomini molto alti, e Saka chiude sul secondo palo. Quindi, dopo aver visto la nostra tattica, vediamo la nostra prova, che come dico sempre. È la cosa che mi importa di meno, mi interessa di meno, perché mi interessa, ve l'abbiamo visto prima, finora, l'analisi tattica, quello che dice l'analisi tattica rivista in game, la nostra tattica, il vedere veramente l'Arsenal giocare. Comunque, quindi, premessa che faccio sempre, non faccio allenamenti, non faccio mercato, non cambio mai tattica, cerco di fare il turnover il meno possibile per vedere proprio che funzioni la tattica. E non la stagione generale, quella poi sarete voi a decidervela e a gestirvela. Quindi partiamo subito con la Community Shield, dove vinciamo ai calci di rigore contro il Manchester City. Quindi subito un trofeo alla prima partita stagionale. Poi partiamo bene in campionato fino alla sconfitta a Newcastle 2-1. Poi ancora vittorie, vittorie anche in Champions. Poi cadiamo rovinosamente in casa con il Brentford 3-0 in Carabao Cup, dopo aver vinto 5-2 in casa del Chelsea. Ci rifacciamo subito dopo vincendo 1-0 in casa del Liverpool. Qui altre vittorie e pareggi sia in Champions League che in campionato, fino a che non perdiamo in casa con il Tottenham. Ci rifacciamo subito dopo in Champions League 6-0 con la Stella Rossa. Poi altre vittorie, perdiamo poi con il Benfica, partita però inutile perché eravamo già qualificati in Champions League al primo posto, quindi Benfica seconda. Proseguiamo in Premier League, dove vinciamo 5-3 con il Manchester United e 5-1 l'Aston Villa. Poi però perdiamo in casa con il Crystal Palace e pareggiamo con il Brentford. Ci riprendiamo alla grande vincendo in FA Cup 7-0 con il Liverpool 2-1 a Liverpool, ancora vittoria in FA Cup e campionato. Rinizia anche la Champions League, l'ottavi di finale di Champions League contro il Napoli 3-0 all'andata. Poi bellissima vittoria in campionato, 5-2 con il Brighton, ancora 2-0 con l'Aston Villa e con lo Sheffield, poi perdiamo in FA Cup 1-0 con il Tottenham. Perdiamo anche in campionato con il Manchester e pareggiamo in Champions League, ritorno al Maradona, quindi passiamo il turno ai quarti di finale, dove affrontiamo il Manchester City, i nostri rivali che ci avevamo battuti in Charity Shield, in Community Shield, scusate. Poi
abbiamo perso anche poco prima 4-0 in campionato, poi però ci rifacciamo alla grande nel mese di aprile perché vinciamo 6-1 con il West Ham, 2-0 proprio in casa del Manchester City, addirittura 3-2 in casa nostra in quarti finale, quindi li eliminiamo dalla Champions League. Finale di stagione strepitoso dove vinciamo 5-1 con il Newcastle, la partita abbiamo esaminato prima. Poi semifinale di Champions League affrontiamo il Feyenoord, vinciamo 2-0 all'andata e 4-1 al ritorno. Campionato chiudiamo con tre pareggi consecutivi, però la ciliegina sulla torta è la Champions League vinta 1-0 in finale con l'Inter, che quindi prende il posto della Juventus perdendo per il secondo anno consecutivo la Champions League 1-0 in finale con una squadra inglese. Quindi le competizioni si sono concluse con la vittoria della Charity Shield, eliminazioni in Carabao Cup e in FA Cup, vittoria però della Champions e secondo posto in campionato, con Liverpool e City che hanno fatto praticamente campionato a parte, vinto alla fine dai Reds, 89 punti e 88. Noi siamo al terzo posto però con 79 punti, ben 7 punti sopra il Manchester e mai in dubbio la nostra zona Champions. Chiudiamo anche con il secondo, terzo miglior attacco, scusate, molto vicino al Manchester City, due soli gol di differenza. E 88, che non molti comunque, dal Liverpool. Miglior possesso palla, 63%, meglio anche del Manchester City. Per quanto riguarda la compattezza difensiva, anche qui solo il Manchester City ha subito meno tiri, poi ci siamo noi a 2,37. Per invece i tiri fatti, siamo al settimo posto con 431 tiri. Per quanto riguarda i gol subiti, siamo al terzo posto, quindi terzo miglior attacco, terza miglior difesa, 37 gol subiti. Per i clean sheet, stesso discorso, al terzo posto con 13. Per quanto riguarda i giocatori, il cannoniere è senza ombra di dubbio Haaland con 32. Al secondo posto, vedete quando dicevo prima, il nostro finalizzatore, il nostro giocatore importante in fase offensiva è Saka per la fase di finalizzazione. Secondo posto per lui da esterno d'attacco con 22 gol in campionato. Poi Odegaard 14 come Gabriel Jesus. Per quanto riguarda gli assist, Martinelli 11 e Odegaard 10. Quindi Odegaard chiude in campionato con una doppia doppia cifra, 14 e 10. Poi ci sono i clean sheet e porta e gol subiti, abbiamo già visto prima, terzo posto per Raya eccetera. Andiamo quindi a vedere i risultati dei nostri nella stagione completa, con il cannoniere che è stato Saka con 30 gol e 15 assist, Gabriel Jesus 24 e 10, Odegaard 20 e 15, Martinelli 17 e 14. Quindi non c'è un mega goleador, ma ci sono quattro uomini che insieme hanno segnato circa 30, 50, 70, una novantina di gol in 4. Declan Rice, quello che vi dicevo prima, comunque a sostegno dell'azione perché chiude con 7 gol e 7 assist. Gabriel, il nostro difensore, 6 assist. Jorginho, il nostro regista, 5 gol e 10 assist. E così via con i gol. Con gli assist spicca anche, oltre a Jorginho con 10, Zinchenko, il nostro terzino sinistro, con 10. E Trossard, lui via via che entrava con 4 e 6, 5 il nostro esterno e così via tutti gli altri. Per quanto riguarda la nostra prestazione complessiva in Premier League, abbiamo fatto 2,13 gol a partita, molto più della media delle squadre totali in Premier League, un XG di 1,68 fuori dall'area di rigore, mentre i gol subiti sono 0,97 a partita, concedendo uno 0,91 di XG a partita della serie. Abbiamo concesso un'occasione a partita e in quell'occasione ci hanno punito. Una media di 11 tiri, 34 a partita con il 46% in porta. Passaggi completati, ragazzi, 90,73%. Tantissimo, tantissimo. Per quanto riguarda la prestazione difensiva, sempre in Premier League, i gol subiti e l'XG li abbiamo visti prima. Contrasti tentati a partita 26,99, vinti il 74%, intercettazioni 19,26, tiri bloccati 2,26, vedete, e salvataggi a partita 5,05, molto molto meno della media generale della Premier League, il che significa che abbiamo concesso veramente poco, ma quelle poche volte che abbiamo concesso abbiamo preso il gol. Proseguiamo con esaminare la Champions League, dove siamo usciti vincitori.
con il miglior attacco con 34 gol in 13 partite. Per quanto riguarda il possesso palla, nonostante abbiamo giocato 13 partite, cioè tutte praticamente, siamo al 64%, sotto solo all'Hacking che però ha giocato solo 2 partite. Per quanto riguarda i giocatori, il cannoniere Lautaro Martinez con 13, poi c'è il nostro Gabriel Jesus a 9 e a 7 Martinelli. Per gli assist abbiamo Odegaard a 5. Siamo la squadra che ha fatto più clean sheet in Champions League, ben 8 su 12, su 13 partite. Ryan ha giocato 12. Quindi un buon risultato anche in Champions League a livello di... Poi la vittoria lo dimostra. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio. Spero che la tattica vi sia piaciuta. Ripeto, la trovate in download gratuito sulla descrizione del video. E spero solo in una vostra iscrizione gratuita al canale YouTube. Vi mando un abbraccio e un saluto dal vostro Magico Monta.